Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortegamer che parla, benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzuoli parleremo di come migliorare subito la mira. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore Fort così come vedete a schermo, poi accettate e da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Voglio premettere che questo video è fatto principalmente per console, quindi non parleremo di mouse e tastiera, ma solo di pad, sia di Xbox sia di PlayStation. Parleremo però anche dell'ultima generazione, quindi anche PS5 e di Xbox Series X e S, vabbè, comunque l'ultima generazione. Allora, senza perderci troppo in chiacchiere ragazzuoli, vi parlo della tecnica che ho utilizzato nel corso degli anni per migliorare la mia mira e che potete applicare voi subito, e anche poi faremo una partita in cui vi farò vedere la mia controller cam, o meglio la handcam, come preferite chiamarla. Allora ragazzuoli, la tecnica che ho utilizzato è questa. Come potete vedere, questo è un normalissimo controller PS4, ma c'è una differenza. Sugli analogici sono presenti questi, dei gommini, come sono chiamati di solito, che in realtà sono, con nome specifico, dei control freak. Questi control freak, ragazzi, come potete vedere, si applicano in maniera semplicissima sugli analogici, permettono di avere una sensibilità di movimento maggiore, sia quando ci si muove camminando nella partita, sia quando si mira soprattutto, che è quello che ci interessa. Tant'è vero ragazzi che Control Freak mi ha mandato anche una welcome box dove c'erano alcuni prodotti che vorrei farvi vedere. Quindi qui abbiamo tutti i prodotti più o meno della welcome box di Control Freak e vediamo velocemente un paio di cosucce. Mi hanno mandato due di questi gaming cables, molto utili perché i miei li ho sfondati live. Questi ragazzi, come potete vedere, sono i Nightfall applicati fondamentalmente al controller. E questi ragazzi invece sono i Galaxy applicati su un controller PS5. Come potete vedere ragazzuoli, anche se li si utilizzano scappano, quindi vanno bene anche per controller PS5. Vi ricordo ragazzuoli che tutti i prodotti che avete visto potete comprarli anche voi. Infatti se andate in descrizione troverete una manciata di link, sia di Amazon con il mio link di affiliazione, sia di Control Freak, dove potrete fondamentalmente acquistare tutti i prodotti. Scegliete voi se farlo su Amazon o sul sito ufficiale di Control Freak. Anche se vi ricordo che su Control Freak, se fate degli acquisti, quando state per concludere l'ordine potete inserire un codice e inserendo il codice Fortu otterrete uno sconto del 10%, quindi scegliete voi, però su Control Freak avete lo sconto. Però ragazzi, vi ricordo prima di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché altrimenti vi perderete invece il secondo video che riguarderà la mia sensibilità su Fortnite. Quindi iscrivetevi, campanellina. Ora però andiamo in partita e proviamoli. Ok ragazzi, quindi Lazy Lake, proviamo un po' finalmente questi Control Freak come si deve. Sapete che ragazzi, io in realtà li usavo già da tempo, però ho iniziato solo effettivamente ora a farveli vedere anche nel video con una handcam, dato che me l'avete chiesto in tantissimi. E allora, controlliamo un attimo qui sotto velocemente cure, cose di questo tipo, esatto. Tra l'altro ragazzuoli, starò un po' scomodo a giocare, perché non tanto per i control freak, perché ripeto, quelli li utilizzo sempre, sempre ragazzuoli, anche se non li vedete. Più che altro perché non posso muovermi, perché se mi muovo esco dall'inquadratura con... esco dall'inquadratura ragazzi con... L'handcam, quindi cioè devo restare tipo bloccato, fermo. E la cosa abbastanza, immaginerete, scomoda. Quindi munizioni, punite le munizioni, eliminato, non so come. Ok, questo se ne sta andando via, spero di sì, sinceramente, per la mia incolumità. Sì, ok, avevamo quasi eliminato e scappato, insomma, non una situazione simpaticissima, ecco. Ok, ce l'ho letteralmente qui. 60, colpito. Ok, perfetto. Questa non ci voleva. Carina come mossa, bravo. Ok, ti è piaciuto l'headshot, bro? Comprati Control Freak se vuoi una mira come la mia. L'avevo sentito? Ma non ha costruito, perché al posto di costruire mi ha tipo curato, non lo so cosa ha fatto. Ha equipaggiato qualcos'altro. Vabbè, non un'ottima cosa, insomma. Esatto, eliminato. Cavolo, sto rischiando anche qui, eh. Quasi quasi meglio lo Scar, sinceramente. Sbaglio, ho lasciato un fucile a pompa. Sì, mi sa di sì. Ok. Credo che nei commenti mi avreste tipo distrutto se l'avessi lasciato. Tizio che sta cercando di cadere qui, per quale oscuro motivo? Serve vita? Credo che glielo faremo fare, raga. Spero solo che non l'abbia fatto. Oh, altra gente. Okay.
Ok, raga, è andata bene. Voglio andarci molto molto peggio. Ok. Questo c'aveva bella roba, tra l'altro. Ok, mancano due persone, raga. Sinceramente ho paura che uno stia lì e poi l'altro, boh. Sinceramente dobbiamo un attimo cercarcelo. Vada, bra. Ok, ho preso il fraiardone di torno, mi fa piacere. Mamma mia, quanto godo e lo clappo perché voleva eliminarmi quel piccone, ma non credo di avere letteralmente il tempo. Brutta situa. Se provo a pusharmi io utilizzo la jump dal lato opposto e me ne vado. Rip, guys. No! Quindi ragazzi, piccole conclusioni. A parte la vittoria fantastica che ho fatto, giuro che ho vinto. Allora, Control Freak. Personalmente, ragazzi, avete visto, io li so utilizzare molto bene, ma perché ormai li utilizzo da anni. D'altra parte, io vi consiglio di acquistarli proprio per questo motivo, raga, perché con l'allenamento inevitabilmente la vostra mira migliorerà. E ripeto, va bene su qualunque gioco, non solo su Fortnite, pure su COD, pure su Rainbow Six. Possono aiutare davvero, davvero molto. Vi ricordo che in descrizione potete acquistarli, di nuovo link di affiliazione oppure sito ufficiale Control Freak col mio codice sconto FORTU. Vi ricordo ancora, ragazzoli, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, così non vi perderete il prossimo video in cui vi farò vedere la mia sensibilità di Fortnite. E noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!